Buongiorno Damiano Ginestrini, post gara post Olympic Marsiglia Lazio 2-2, una gara che porta la seguente classifica del girone bianco celesti: Galatasaray in vetta a quota 8, seguito da Lazio 5, Marsiglia 4 e Lokomotiv Mosca a 2. Il prossimo turno vedrà la squadra di Sarri impegnata in Russia, mentre i turchi ospiteranno i francesi. Ricordiamo che il primo posto del girone qualifica direttamente gli ottavi della competizione. In caso di arrivo in seconda piazza si passa ai diecesimi contro una delle terze della Champions League. La terza posizione invece costa la retrocessione in Conference League. Perciò ci sono i possibili scenari. La Lazio è certa di passare il turno come prima vincendo le ultime due sfide contro Lokomotiv e Galatasaray, con l'unica discriminante, almeno per il momento, di battere i turchi con due gol di scarto. In caso di vittoria di misura contro i giallorossi, invece, deve sperare che la squadra di Derim non dilaghi contro quella di San Paoli. Per tutte le altre, invece, servono una serie di risultati in croce e calcoli che al momento sono prematuri fare. L'unica certezza è che Mobile e compagni hanno il proprio destino nelle mani e che non possono sbagliare. La sconfitta di Istanbul ha reso ancora più in salita un gruppo già complicato sulla carta, ma la situazione è ancora recuperabile. Dopo la sfida di Mosca si tireranno le somme con il vantaggio di giocare il match decisivo all'Olimpico, quando servirà anche la spinta del popolo biancoceleste. Maurizio Sarri ha commentato così dal velodromo il pareggio della Lazio: la prestazione è stata buona contro una squadra forte tecnicamente. Nel primo tempo siamo rimasti a metà strada nelle pressioni. Gli scivolamenti erano in ritardo e questo ci ha messo in difficoltà. Abbiamo sofferto e reagito, abbiamo dato l'impressione di avere la partita in mano a un certo punto. Abbiamo preso gol in mischia e se questo è un limite dobbiamo difendere più alti. Buona prova, sono passi avanti. Ci dispiace non aver vinto, la classifica è perfettamente uguale. Anche vincendo oggi, eri costretto a vincere le prossime due gare. Non cambia molto. Fare una vittoria in uno stato così sarebbe stato importante sotto tanti punti di vista. Questa è una squadra che ha sempre dato disponibilità. Si è scattato qualcosa nella squadra? Ti rispondo dopo la partita di domenica per capire a che punto siamo. È la partita che abbiamo sempre sbagliato sin qui. In Marsiglia è la squadra più difficile del girone, poi bisogna fare i conti con la classifica. In un girone così breve, questi pochi punti possono fare la differenza. In un campionato più lungo deve essere l'avversario più difficile. Queste sono le reazioni di Filipe Anderson. Siamo entrati e abbiamo sbagliato un po' le pressioni nel primo tempo, ma stiamo crescendo per leggere la gara e stiamo cercando di adattarci subito per non subire gol come nelle gare scorse. Nel secondo tempo eravamo più organizzati, abbiamo fatto bene. Il mister ci ha parlato, ci ha chiesto di dare di più e ha messo a posto alcune cose che stavamo sbagliando. Il mister ci ha chiesto di anticipare l'uscita rischiando un po' di più, ma salendo di squadra. L'abbiamo fatto nella ripresa e quello ci ha portato a segnare il gol di vantaggio. Dispiace per il gol preso alla fine, ma possiamo giocarcela con tutti. Mi piace segnare soprattutto oggi, è stato più importante perché ci ha dato la carica. Quello che conta è la vittoria, se non segni la squadra vince sono ancora più contento. Queste sono le pagelle dei tre principali quotidiani romani, Corriere dello Sport, Stracoscia 6,5, L'Ane senza voto, Marzio 6, Luis Felipe 6,5, Cerbi 5,5, Isai 6, Luis Alberto 6,5, Acquacro 5, Leva 5,5, Cataldi 5,5, Basic 6, Milinkovic 6, Felipe Anderson 6,5, Rolmoro 5, Immobile 7,5, Pedro 6,5, Allenatore Sarri 5,5, Gazzetta dello Sport, Stracoscia 6, Lazzari 6, Marusic 6,5, Luis Felipe 6,5, Cerbi 5, Isai 6, Luis Alberto 6, Acquacro 5,5, Leva 5,5, Cataldi 6, Basic 6, Milinkovic 6,5, Felipe Anderson 6,5, Rolmoro 5,5, Immobile 7, Pedro 6,5, Sarri 6. Infine Messaggero, Stracoscia 6, Lazzari 5,5, Marusic 5,5, Luis Felipe 6,5, Cerbi 5, Isai 5,5, Luis Alberto 6, Leva 5,5, Cataldi 6, Basic 6, Milinkovic 5,5, Felipe Anderson 6,5, Immobile 7, Pedro 6 e Sarri 6. Ciro Immobile, poi da notare, che ha riscritto la storia della Lazio, la sesta stagione con l'Aquila sul petto e centravanti ha superato Silvio Piola, diventando il giocatore con più reti con la maglia biancoceleste. Numeri impressionanti per attaccanti che beniamino dei tifosi. Grinta, carattere e fiuto del gol gli hanno permesso di diventare uomo immagine e capitano della squadra. Ciro, con la rete di ieri a Marsiglia, era già arrivato a doppia cifra in questa stagione. A 900 in campionato si è aggiunto quello in Europa League. Dal giorno del suo sbarco nella capitale, Immobile è sempre andato in doppia cifra. Nella prima annata ha firmato 26 centri, mentre nel 17-18 ha stabilito il record di 41 gol in tutte le competizioni. Il 18-19 resta la sua stagione praticamente peggiore, con 19 marcature. La stagione successiva Ciro ne ha firmate 39, conquistando anche la scarpa d'oro. Lo scorso campionato è arrivato a 25, quest'anno spero di migliorarsi ancora e di scrivere la storia e i record. Questo è quanto per
Questa è la Lazio, appuntamento all'impegno da non fallire domenica prossima, 7 novembre alle 18, l'Olimpio contro la Salernitana, poi ci sarà la sosta per le nazionali, sarebbe importante andare alla sosta con una vittoria. È tutto, grazie Damiano Genestrini, arrivederci.